Benvenuto al primo ospite della giornata, Marco Luminari. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Marco, un pochino più vicino al microfono, non troppo, ma va bene così. Marco Luminari è ingegnere ed è uno dei soci, ma l'amministratore, di Comis Group SRL. Sì, sono insieme a mio fratello titolare della società di progettazione Comis di Pesaro. Di fatto poi siamo di rimpettai, perché noi abbiamo la sede a Pesaro in via degli Abeti 25 e voi siete al numero civico 94. Esatto, siamo vicini di casa. Siamo vicini di casa, ci possiamo salutare dalle finestre. La nostra società, che è nata nel 1994, si occupa di progettazione, direi, direzione lavori, di sistemi di trasporto e distribuzione gas, per conto delle principali aziende leader nel settore, cito ad esempio Snamerte Gas, SG per quanto riguarda i sistemi di trasporto gas, mentre ad esempio Italgas, Iren, ERA qui nel nostro, diciamo, nel nostro ambiente più vicino per quanto riguarda i sistemi di distribuzione gas. Qualcuno a casa dirà: ma perché ci venite in una trasmissione del mattino a raccontare queste cose? Abbiamo il nostro motivo, ci abbiamo pensato bene e c'è un motivo importante che va al di là del fatto semplicemente di ospitare Marco, persona gentilissima, a raccontarci della sua attività. L'obiettivo è un altro, è far emergere una realtà che c'è in ambito locale diciamo che inorgoglisce il nostro territorio, perché come scopriremo dopo opera su tutta Italia e opera in un modo molto particolare, in un campo soprattutto molto speciale. Sì, chiaramente abbiamo dei risultati che mi fanno essere orgoglioso di quello che stiamo facendo, ma tengo io a dire a tutti e a tutti quelli che mi conoscono che non ci sentiamo assolutamente arrivati, anzi puntiamo di crescere e acquisire anche nuovi clienti e nuove piattaforme di clienti, magari anche all'estero. Per ora lavoriamo lavoriamo in tutta Italia, ma diciamo solo in Italia, in ambito del territorio nazionale. E quindi diciamo c'è una forte, siamo concentrati sia io e mio fratello a comunque implementare ancora la nostra attività, anche se ad oggi siamo manca solo qualche unità ad avere 100 dipendenti. E questo è uno dei motivi per cui ne parliamo proprio a Casa Rossini, perché avere una realtà nella nostra città, tra l'altro, come hai detto prima, è divertente questa idea che siamo vicini di casa, sì. Così vicina e che opera su tutto il territorio, ma che dà lavoro, questa è la parte importante, molto importante a mio parere, a 100 dipendenti e mi dicevi che c'è potenzialità per espandersi, sicuramente sì. C'è questa potenzialità, credo che sia molto importante da sottolineare e da analizzare. Sì. Però è bello ricordare un po' com'è nata questa storia, perché tu sei giovane. Volevo aggiungere un'altra cosa, aggiungi pure. Di cui ne vado fiero e orgoglioso. Perbacco. I nostri dipendenti sono tutti assunti a tempo indeterminato e soprattutto sono tutti molto molto giovani. Io ho 47 anni, mio fratello un anno in più, e diciamo che siamo all'interno dell'azienda quelli più anziani. La stragrande maggioranza dei nostri dipendenti sono sotto i 40 anni e questo, per quanto mi riguarda, è un valore aggiunto, perché i giovani di oggi, quelli bravi e preparati, ce ne sono tanti, sono un valore aggiunto e bisogna valorizzarli. Tornando alla tua domanda, noi, la società Comis è nata nel 94 per opera di mio padre. Scusate, mio padre che certo. È da poco scomparso. Comprensibile il momento di commozione, prima di tutto come riconoscimento alla storia e all'idea, all'intuizione, poi sì. Appunto è scomparso da poco. Chiaramente. È scomparso da poco, e lui operava sempre nel settore, da quando si è diplomato operava nel settore per un'azienda che tuttora esiste, che è la Saipem, e la Saipem è conosciuta in tutto il mondo. È arrivato alla soglia dei 50 anni, erano altri tempi chiaramente, alla soglia dei 50 anni, era arrivato un po' a quello che era il limite della sua carriera all'interno dell'azienda. Mio padre non era laureato, era un bravissimo tecnico, ma non aveva un ruolo dirigenziale.
Di questo un po' lui ne soffriva, perché si sentiva che poteva dare... Sì, poteva dare di più, poteva dare qualcosa, aveva ancora tanto da dare, però non lo poteva esprimere all'interno dell'azienda. Certo. Allora non lo fece all'epoca per soldi, denaro, magari, no? Uno diceva esco. Sì. No, ma proprio perché ci teneva a esprimere qualcosa che non riusciva a esprimere all'interno dell'azienda. E quindi aveva tutti contro, perché aveva il posto sicuro, ma scherziamo, no? In quegli anni lì. Approfittò di uno scivolo, certo. Quindi è andato in pensione giovanissimo, perché certo. Oggi sarebbe impensabile. Ah, guarda. Aveva neanche 50 anni, 49 anni, quindi fantastico. Poco più grande di me adesso. Andò in pensione e cominciò questa attività. Certo. E voi quanti anni avevate? Eravate piccoli? Io avevo 18-19 anni. Per cui ancora... Sì, 18-19 anni. Cominciò l'attività mettendo una scrivania nel divano di casa, cioè nel mio salotto di casa. Certo. Il primo fax, il primo computer, non lo sapeva neanche usare, quindi tante difficoltà. Però ci metteva passione, di fatto le cose poi piano piano andarono bene e cominciò a svolgere l'attività con Comis. Nel frattempo io e mio fratello ci eravamo iscritti all'università e quindi diciamo finita l'università, anzi ancora prima di finire l'università, sia io che mio fratello siamo gravitati all'interno dell'azienda di famiglia, dell'azienda della Comis di mio bambo, però facendo le cose, questo è stato secondo me molto importante, partendo veramente dal basso, anzi addirittura i primi due anni abbiamo fatto anche esperienza presso altri uffici tecnici esterni, proprio per avere un po' la cognizione di quello che poteva accadere anche perché sennò come avreste potuto imparare stando dentro un'azienda che stava rinascendo in quel momento, invece avete imparato sul campo, dove sul campo, ma partendo veramente dal basso. Sì. E diciamo l'ingresso chiaramente mio e di mio fratello ha aiutato un po' ad ampliare la società e a crescere nel tempo. Mio papà, ripeto, è partito nel 94 con una scrivania dentro il salotto, adesso abbiamo una nostra sede tutta nostra con quasi 100 dipendenti. Si è vista prima nel filmato che la regia ha mandato mentre parlavamo. È una bellissima storia di famiglia, è una bellissima storia di aziendale, è una bellissima storia anche di città, perché poi comunque io sono convinto che queste realtà che nascono in città di provincia hanno un valore in più, proprio per il fatto che comunque sono rilevanti, sono importanti, hanno un peso ovviamente in proporzione al numero di residenti che c'è, notevole insomma, per cui è chiaro che un'azienda come questa alla periferia di una metropoli comunque sempre lo stesso valore ha, però incide meno, no? Qui voi avete un'incidenza forte proprio sulla vita quotidiana di un grande numero di cittadini, per cui credo che anche questo aspetto sia da sottolineare. Io mi immagino già qualcuno a casa che dice sì, ma esattamente, no? Cosa fanno? Perché per adesso insomma l'abbiamo presa larga, non abbiamo spiegato bene, abbiamo spiegato la provenienza, la Saipem qualcuno la conosce, qualcuno potrebbe anche non saperlo, è una delle aziende più importanti italiane nell'ambito della distribuzione dell'energia, per cui il gas, petrolio, insomma queste cose qua, per cui siamo in quel mondo lì, ma voi cosa fate? Cosa facciamo? È bella, mi fa sorridere questa tua domanda, perché... mio suocero, che è un geometra conosciutissimo nella zona, quando io cominciai a muovere i primi passi all'interno della Comis, mio suocero mi diceva: ma voi di fatto cosa fate? Esatto. Mettendo il tubo sottoterra, mi dicevo, no? E io sorridevo, perché sì, è vero, di fatto diciamo che semplifichiamo, sì è vero, mettiamo aiutiamo a mettere dei tubi sottoterra, e questi tubi che mettiamo sottoterra servono sicuramente per creare le condizioni affinché qualsiasi utente, voglio dire, da quelli più
semplici, dice che può essere l'utente cittadino che apre il fornello del gas, diciamo, esce il gas, ma anche cose un po' però anche più complesse, come ad esempio una centrale termoelettrica alimentata a gas metano, possa quindi avere la propria fornitura di gas. Per semplificare un pochettino, il sistema di distribuzione del gas in Italia è un po' come il corpo umano, ci sono le grosse arterie che concorrono a trasportare il gas in alta pressione e poi ci sono le vie di capillarizzazione, che sono appunto le reti di distribuzione, che dalle grosse arterie portano il gas a bassa pressione nelle nostre utenze. Voglio ricordare mi piace indicare che Comis ad esempio sta operando in un processo di riqualificazione di due centrali termoelettriche, una che sono quella di Torre Valdaliga a Civitavecchia, una a San Filippo del Mela in provincia di Messina, e Comis interviene nel processo di riqualificazione, una è alimentata a carbone, quella di Torre Valdaliga, una invece ad olio combustibile, quella di San Filippo del Mela, e nel processo di riqualificazione Comis si occupa della parte di alimentazione della centrale attraverso sistemi di adduzione gas. Non è semplice. Per capire, nessuno di quelli che ci stanno guardando in questo momento può dire io faccio a meno di qualcosa che ha a che fare col vostro lavoro, cioè nessun cittadino può pensare di essere esente dall'utilizzare una qualunque forma di servizio che dipende dal tipo di attività che fate voi. Assolutamente no, in tutti i settori in qualche modo, tranne qualche piccola eccezione, ha a che fare con il gas metano, certo. E quindi è un settore energetico di fondamentale importanza, che si porta però dietro, cioè affinché chi gira il rubinetto di casa esca il gas, dietro c'è tanto lavoro che è difficile magari anche comprendere, ma basti pensare che come ti dicevo prima, sarebbe impossibile far posare un metanodotto nel nostro parco del San Bartolo, e quindi c'è tutta una fase di studio del tracciato, delle condotte, che in maniera tale che possano impattare il meno possibile con il territorio, che possano dare il minor danno possibile al singolo proprietario che possiede il terreno sul quale noi invece andiamo a bussare a casa per poter far passare il metano. Facciamo un passo, ulteriore passo dentro quella che è la vostra attività. Abbiamo fatto capire a casa qual è l'ambito. Voi vi occupate di tutto quello che precede la fase della posa sottoterra, perché per essere chiari, cioè sotto il territorio c'è una rete, una ramificazione di tubi, di fili, di tutto, no? Che noi non ci immaginiamo nemmeno, ma che dobbiamo ricordarci che se appunto prende il rubinetto e esce il gas, vuol dire che qualcosa ce lo sta portando. Certo. E se quando accendiamo la luce, si accende la luce, vuol dire che ci sono dei cavi, eccetera, eccetera. No? Voi vi occupate della fase che precede la vera e propria posa, perché dovete occuparvi di dove farli passare. Sì, allora noi ci occupiamo, allora in realtà ci occupiamo di tutte e due le fasi, non ci occupiamo della posa intesa come impresa di costruzione, ma ci occupiamo della posa tramite la direzione lavori dell'attività. E più chiaramente ci occupiamo della parte di progettazione, che è una parte molto complessa, perché viene articolata, cioè bisogna considerare molti aspetti. L'aspetto costruttivo, l'aspetto dell'interferenza sul territorio, l'aspetto ambientale, che ultimamente è diventato un aspetto fondamentale nel poter avere le autorizzazioni per la realizzazione di una condotta. E questo per un'infrastruttura lineare come ci occupiamo noi ci occupiamo di metanodotti, anche ultimamente abbiamo 3-4 commesse di lunghezza superiore anche a 100 km. Quindi con la nostra tubazione andiamo veramente a interferire con ambiti diversi, con ambienti diversi, con situazioni diverse, strutture diverse, infrastrutture diverse. E quindi ognuna deve essere risolta al meglio per far sì che la condotta si integri nel territorio nel miglior modo possibile.
è un lavoro affascinante, anche perché cioè, da quello dipende poi la riuscita, l'economia anche di quello che viene fatto, perché uno dice vabbè, invece di passare qui passo di là, ma passo di là vuol dire avere dei costi maggiori, per cui voi dovete anche ottimizzare il rapporto costi e risultati, facendo, sì. Fate anche le trattative con i privati dove dovete passare, anche tutta quella parte lì? Assolutamente sì, perché noi ci occupiamo anche di tutta la parte di autorizzazione delle convenzioni di servitù, ovvero le trattative con i privati, per far sì che il proprietario, chiaramente dietro un'indennità certo. Monetaria, ci consente di passare attraverso il proprio certo. terreno. E questo, devo dire, è un aspetto molto delicato, perché chiunque, no? Si veda bussare alla porta e dire sono Marco Luminari, devo passare nel giardino con l'utubo. Sì, però in realtà l'altro. Se fatto con professionalità certo. e con competenze, poi si riesce a trasferire questo certo. a ogni singolo proprietario, magari con lui si trova la soluzione migliore, insomma a volte si trovano anche delle soluzioni ascoltando certo. quelle che sono le richieste dei certo. proprietari. E mi dicevi che negli ultimi anni il lavoro è cambiato molto, proprio perché c'è un'attenzione speciale sì. a quello che è il territorio, maggiore rispetto al passato, e soprattutto questa cosa che mi hai detto proprio pochi minuti prima di andare in onda, questa cosa del ripristino, che mi ha affascinato molto mentre me lo dicevi. Sì, come ti dicevo prima, io... lavorando ormai da più di 20 anni e lavorando un po' in tutta Italia, occupandomi quasi sempre di persona delle attività di progettazione, quindi sono uno che esce dall'ufficio, spesso gira in macchina, studia i tracciati, guarda i tracciati, mi capita spessissimo di passare in punti, qui abbiamo fatto questo metanodotto qui, e quello che mi piace vedere è che a ripristini eseguiti, fatti, finiti, riusciamo a riqualificare a volte anche il territorio o comunque riottenere e ripristinare le situazioni anteopera. La cosa negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, quella dei ripristini, quella ambientale, diciamo così, in generale, ha avuto è stato oggetto di un'attenzione particolare da parte di tutti gli enti, giustamente. Le cose sono cambiate notevolmente. Una volta l'attività di progettazione consisteva, diciamo, nell'attività principale. Ora diciamo che l'attività di progettazione, intesa come progettazione dell'infrastruttura, forse non voglio dire che è diventata una cosa secondaria, ma bisogna dare altrettanto valore e interesse a tutti gli aspetti ambientali di ripristino, affinché l'infrastruttura possa essere ottimamente integrata nell'ambiente. Si vedono dei lavori, anche noi abbiamo fatto lavori in ambito montano, no? Quindi certo. Metanodotti che passano all'interno di boschi, che solo dopo 2-3 anni hanno una sono ritornati quasi certo. Nelle condizioni anteopera, delle volte anche meglio, perché poi attraversando il territorio, non so, attraversando anche un piccolo corso d'acqua, viene sistemato, viene regimato, e quindi diciamo veramente questa attenzione che si ha in questa cosa porta veramente a un risultato finale certo. Ottimale. E qui naturalmente, pensando all'idea che quando fai un ripristino quello resta nel tempo, ci agganciamo, abbiamo un paio di minuti perché, come te l'avevo preannunciato, non te ne sarai accorto, no. Ma è volato il tempo, sì. E al discorso dei giovani, cioè dei giovani e il lavoro. Perché mi aggancio a questo? Perché i giovani sono quelli che continueranno per un po' più di anni a vedere i buoni risultati di un ripristino, di un buon lavoro fatto, sì. Di un buon lavoro fatto all'inizio che magari richiede meno manutenzione. Cioè i giovani, proprio per la loro età, ma anche per la loro formazione probabilmente, sono i destinatari sia del risultato, ma appunto con la responsabilità anche di essere quelli che lo fanno. E tu su questo hai una chiarezza di idee, sì. Sul discorso dei giovani al lavoro abbastanza, sì. Netta. Io diciamo che, come ho detto prima, i giovani per me sono una risorsa fondamentale. Io e mio fratello siamo... i più anziani del gruppo, i ragazzi sono praticamente quasi tutti sotto i 40 anni,
e quindi io vedo i giovani che lavorano in Comis sono tutti ragazzi entusiasti di quello che fanno, a cui piace il proprio lavoro, che si sentono parte integrante del gruppo di lavoro e che ci mettono un impegno fuori dal comune. Certo, per fare questo, per ottenere questo bisogna far capire a loro, ho dovuto far capire a loro, ma concretamente, che l'interesse dell'azienda coincide nel loro interesse. Certo. E quindi c'è un raggiungimento di un obiettivo aziendale e ci sono poi anche delle ripercussioni positive anche nei loro confronti. Voglio fare però, approfitto di questa occasione, certo, per fare una constatazione. I giovani oggi come oggi sono bravi, sono colti, sanno parlare benissimo l'inglese, magari hanno fatto un anno, no, del proprio studio all'estero, cosa che io purtroppo non ho fatto, infatti ho un deficit notevole, però vedo che non si sporcano le mani, arrivano, si affacciano al mondo del lavoro, diciamo un po', tra virgolette, come prima esperienza. Certo. Invece secondo me è molto importante che un ragazzo si affaccia al mondo del lavoro appena può, perché comunque sia acquisisce esperienze, impara a rapportarsi con il prossimo, con un datore di lavoro, impara a ingoiare magari qualche boccone amaro. Secondo certo. me è una componente fondamentale nella crescita della personalità del ragazzo. Certo. Secondo me questo è un aspetto fondamentale. Ma il lavoro va inteso appunto come una parte della vita, non qualcosa da tenere un po' accantonato, che è quello che ti fa sopravvivere alla fine del mese, no? Se è una parte della vita, sicuramente viene interpretato in quel modo, e sono sicuro che un piccolo contributo come quello che abbiamo dato stamattina arriva. Qualcuno che ci sta guardando sicuramente avrà, magari non in prima persona, ma avrà un nipote, un figlio, un qualcuno che e dirà: stamattina ho conosciuto un imprenditore di successo che ha detto delle cose importanti, e sono convinto che insomma questo messaggio riusciamo a farlo arrivare a casa. Cioè l'idea che comunque, quando appunto apriamo il gas, c'è stato qualcuno che ha messo dei tubi sotto terra, e questa bisogna che ce la ricordiamo, è come quando abbiamo parlato qualche giorno fa con il presidente della Coldiretti, cioè la frutta non nasce negli scaffali del supermercato, nasce sugli alberi, qualcuno la deve seminare, la deve andare, insomma c'è un lavoro da fare, e non è detta che quel lavoro sia un lavoro brutto, perché magari necessita di muoversi, di spostarsi, di andare nei cantieri, perché invece è un bel lavoro. Bisogna incrociarsi con quelle che è la propria indole. Anzi, se qualcuno che ci sta guardando fosse interessato a questa attività, e vede magari un giovane ingegnere, un giovane geometra, un giovane perito che può essere interessato a questo tipo di lavoro, mi può tranquillamente anche Bene. Contattare, mandare un curriculum. Noi stiamo facendo nuove assunzioni, siamo in cerca di personale, quindi magari anche l'occasione per trasferire questo. Certo. Questa notizia. Certo, meglio di così non si può, i contatti li trovate tramite degli spot che passano anche su Rossini TV, ma andate sul sito, e quello ormai è diventato il modo migliore, il sito Comis Group, lo cercate e lo trovate, insomma, è anche ben fatto, ci sono delle belle immagini. Lo dobbiamo migliorare, però già fa capire. Ci stiamo lavorando. Esatto, fa capire. Lavorando. Se qualcuno ancora non ha capito bene di cosa si tratta, adesso appena finita la puntata, guardate anche gli altri ospiti naturalmente, ma poi andate a vedere Comis Group, ritroverete Marco Luminari, uno dei due soci, ricordiamo tuo fratello Fabio, ricordiamo tuo fratello Fabio, e ricordiamo naturalmente che il tutto è nato dalla intuizione felice di tuo padre Claudio, che ha avuto questa idea brillantissima ad oggi, di cui sarebbe comunque e sarà sicuramente, da dunque sia, molto orgoglioso. Diciamo che lui è stato senza
sono convinto che senza di lui non sarebbe stato possibile. Certo. C'è voluto quel coraggio, quell'intuizione, sì. C'è voluto tutto. Assolutamente sì. Bene. Marco, grazie per essere stato con noi. Noi adesso andiamo in pubblicità, è stato veramente un piacere, siamo convinti di aver fatto una bella cosa nel far conoscere ai nostri telespettatori la tua azienda, te, la tua visione, le prospettive e questa realtà così importante della nostra città. Grazie ancora. Grazie a voi. Buongiorno. Andiamo adesso in pubblicità, torniamo subito dopo con Claudia Pimentel e poi dopo chiederemo a lei come si pronuncia esattamente il suo nome e ci faremo raccontare anche perché l'abbiamo invitata qui. Restate con noi.